la gestazione, ma nel momento in cui io desidero qualcosa e sento di poterla realizzare, quanto tempo impiegherò per realizzarla? A proposito del sì, paziente, quanto tempo passa? Bene, noi ogni desiderio rappresenta per noi un nuovo seme, un seme che può dare una pianta, ma potrebbe anche non darla. Ok? Noi non ci dobbiamo occupare dell'attività del seme, noi dobbiamo occuparci di altro, adesso vedremo. Per ogni seme è previsto un periodo di gestazione ben definito. Ognuno degli obiettivi che ti poni è un seme e come tale necessita di uno specifico intervallo di tempo per assumere la forma fisica. Quindi io mi pongo un obiettivo e quindi provo un desiderio, sento di poterlo realizzare, ma quello è un seme. Capite? È ancora un semino, deve dare la pianta. Quanto tempo impiega per trasformarsi in una pianta? Quanto tempo impiega per realizzarsi quell'obiettivo? Se nel frattempo, nell'intervallo in cui ancora non si è realizzato, io comincio a dubitare della possibilità che si realizzi, in quel momento contamino il sentimento. E quindi se da un lato faccio la contemplazione del potenziale, come sarebbe se io riuscissi a trovare la persona ideale? Che cosa faremmo? Immagino delle cene con gli amici, facciamo dei viaggi insieme, progettiamo, ci amiamo, lui o lei è gentile, mi porta i fiori. Immagino tutte queste cose. Poi la sera sono solo, comincio a dubitare. Comincio a dubitare, quindi da un lato contemplo il potenziale, dall'altro, anche se non mi metto lì a contemplare il potenziale, sto comunque pensando ad un altro potenziale, cioè alla possibilità che non accada mai. Quindi da un lato mi siedo perché mi devo sedere a fare questa contemplazione, perché sennò automaticamente non mi viene, perché il mio passato mi porta a pensieri negativi in merito a quella cosa. Quindi so che devo costruire un modello mentale e lo costruisco, ci lavoro, contemplazione mezz'ora tutti i giorni, più volte al giorno. Poi di fronte all'esperienza non riesco a reggere. E comincio a dubitare perché razionalizzo e dico questa cosa non funziona, no, non ce la sto facendo, non accadrà mai. Si attiva quella parte di me che la pensa così, che esiste. Quindi attenzione, no, perché saremmo noi stessi poi, attraverso il dubbio, a contaminare il sentimento. C'è bisogno di un intervallo di tempo. Mettiamoci l'anima in pace. Siate pazienti. Abbiate fiducia, abbiate fede. Punto. Fiducia. Abbiate fiducia. Il seme è stato piantato, ora bisogna occuparsi di altro. Voi non vi dovete più preoccupare del seme. Non vi dovete chiedere se ce la faremo, se ce la farete o non ce la farete. Voi dovete solo creare l'ambiente ideale affinché il seme dia il suo frutto, si trasformi in una pianta. Dovete occuparvi solo dell'ambiente, non di altro. Non vi dovete chiedere che sta facendo il seme sottoterra. Lasciatelo in pace. Dovete fare altro. Non vi dovete fare domande razionali in questo senso. Non è il nostro compito, capite? Il nostro compito è indicare l'obiettivo. Basta. Una volta indicato l'obiettivo, una volta detto al campo: questo è il mio obiettivo, caro campo di tutti i potenziali. Ci sono tutte le potenzialità. Bene, ci credo, voglio crederci. C'è anche quella che io voglio e desidero, di cui voglio fare esperienza. Bene, la contemplo, la contemplo, la contemplo perché voglio generare il sentimento di fiducia. Ok, una volta fatto questo, io non devo fare altro, devo solo creare l'ambiente ideale affinché emerga l'esperienza. Qual è l'ambiente ideale? E avere la pazienza del periodo di gestazione. Perché quanto è lungo il periodo di gestazione? Nessuno lo può sapere. Non sappiamo, capite? Non lo sappiamo. E da che cosa dipende? Dipende da quanto mettiamo in dubbio la nostra
il nostro sentimento. Da quante volte lo mettiamo in dubbio, da quanto dubitiamo della possibilità di farcela. Quindi io non ci credo zero della possibilità di farcela. Zero. Però che cosa faccio? Capisco che per poter realizzare, per far sì che quel seme venga piantato, ci devo credere un po' di più e inizio a contemplare il potenziale. E 2 neuroni, e 3 neuroni, e 10 neuroni, e 100 neuroni, e pian piano si crea il modello. E allora io, quando vado nel mio cervello, o quando un amico mi dice ma sai, tu meriti la felicità, non gli dico come prima a che cavolo dici, gli dico sto cominciando a crederci, sto cominciando a credere che sia bello, che anch'io sia meritevole di realizzare questo sogno. Perché? Perché c'è una parte di te che te lo fa dire. Prima eri totalmente, come dire, eri totalizzante nel non crederci, adesso sei parzialmente fiducioso, ma la maggior parte di te non ci crede. E giorno dopo giorno, dopo giorno, dopo giorno, pian piano si crea questa rete neurale. Ecco, quanto è lungo il periodo di gestazione? Dipende dal punto in cui vi trovate voi, non possiamo saperlo. Una cosa è certa, che in questo intervallo di tempo noi dobbiamo fare qualcosa, voi dovete fare qualcosa, perché la legge di attrazione, la contemplazione, le meditazioni non sono sufficienti a realizzare gli obiettivi. Dopo aver seminato c'è da innaffiare, da tenere pulito il terreno e di prendersi cura del giardino, ok? Noi dobbiamo fare questo, ci dobbiamo occupare di creare un ambiente ideale. Il seme si occupa di far crescere la pianta. Tu ti occupi di creare l'ambiente ideale. Il seme fa crescere la pianta. Il seme l'abbiamo piantato noi attraverso la fiducia, il sentimento, osservazione, sento di potercela fare. Quel sentimento significa di fatto piantare il seme. Ora il seme si occuperà di far crescere la pianta. Noi dobbiamo fare altro, dobbiamo occuparci di creare l'ambiente ideale.